Benvenuti in Community FVG. Un viaggio nei territori del Friuli Venezia Giulia. In ogni puntata vi raccontiamo come imprese, comunità e persone lavorino responsabilmente per coniugare sviluppo, sostenibilità e mutualità. Conosciamo meglio la nostra regione, scoprendo le idee e i progetti che ogni giorno contribuiscono a creare lavoro e rispetto per l'ambiente. In questa puntata di Community FVG andiamo alla scoperta di l'albergo diffuso di Barcis. A colloquio con Lorenzo Sirk e Adriano Luci. Buone pratiche, la viticoltura sostenibile. La cooperativa RCR. E ora cominciamo il nostro viaggio. Mondo cooperativo. La cooperativa nasce alla fine del 2013, è operativa dall'inizio 2014. È una cooperativa che in questo momento ha 22 abitazioni, che gestisce per conto dei soci che le hanno conferite all'albergo diffuso e ha 84 posti letto. Queste abitazioni, salvo un paio di eccezioni, sono tutte nel centro storico del paese. Sono tutte abitazioni che sono state ristrutturate da abitazioni vecchie, quasi tutte di sasso. E sono state ristrutturate cercando di mantenere ovviamente quelle che sono le peculiarità della zona, cercando di dare però anche nello stesso tempo un comfort, che è quello che viene richiesto dai turisti che in questo momento utilizzano le abitazioni. E sono tutte abitazioni che sono in paese. Questo ci consente di poterle gestire al meglio. La reception, come vedete, è in questo splendido posto. È una cosa di cui siamo orgogliosi, perché è un vecchio palazzo, il vecchio palazzo Mocenigo Centi. È un vecchio palazzo di cui tutta la valle è orgogliosa, perché è un pezzo sicuramente architettonicamente valido. Da questa reception quindi possiamo dare, il turista si presenta dopo che ha fatto la prenotazione online anche attraverso i vari siti, perché noi siamo presenti su Booking ma anche su altri vari siti. Si presenta qui, ritira le chiavi e in questo momento diventa padrone di un'abitazione. Un'abitazione a tutti gli effetti che è integrata con il paese. E noi gli diamo dei servizi che sono quelli che normalmente vengono dati dagli alberghi, perché gli diamo la pulizia, gli diamo la biancheria, gli diamo l'assistenza. Qualcuno ci chiede di prenotargli magari la cena, qualcuno ci chiede le informazioni e noi diamo le informazioni di quello che offre il paese. La sostenibilità in viticoltura è quell'insieme di pratiche agronomiche supportate dalla scienza ma anche di tecnologia che ci permette di guardare all'ambiente e alla sua salvaguardia in maniera sempre più incisiva. Queste sono pratiche che vengono ormai sottolineate e richieste non soltanto dai consumatori finali ma da tutta la società che circonda i nostri vigneti, le nostre aziende, ma gli stessi produttori che ne fanno un patrimonio e una necessità e un'esigenza. Su queste cose, su queste pratiche siamo legati a quelle che sono la lotta biologica, la lotta integrata, tutta una serie di disciplinari ma di tecniche che ormai sono patrimonio acquisito degli stessi agricoltori. Grande sensibilità la stiamo anche manifestando nei confronti degli insetti utili con tecniche ormai diffuse su tutta la nostra azienda che permettono il minor numero di trattamenti, soprattutto quelli insetticidi, nei vigneti. Anche le nostre cantine cooperative sono sensibili e attente nel poter programmare e sviluppare questi temi sulla sostenibilità con i propri associati.
siamo fortunati perché in questo paese ci sono tante belle cose da fare in estate, ci sono cose per famiglia, ci sono cose per sportivi, per amanti della natura, quindi abbiamo il trenino della Valcellina, che è una cosa che viene quasi presa d'assalto d'estate, e abbiamo la possibilità di andare a vedere la zona della vecchia strada, dove c'è la possibilità di percorrere questo splendido percorso, viene dato il casco, viene gestito dal parco, nel parco delle Dolomiti Friulane. E poi quando sei all'interno potresti anche fare il ponte tibetano, che è una cosa che c'è da 2-3 anni, che è un bellissimo ponte da cui si può godere il panorama del fondo del canyon. Poi ovviamente tutte le manifestazioni estive, che sono tantissime, cominciano con la motonautica, ovviamente che è una roba a livello mondiale, ci sono i campionati mondiali, e poi durante l'estate ci sono tutte le varie manifestazioni che vengono organizzate dalla Proloco. E faccio un esempio, la sera di San Giovanni, c'è la sera delle erbe magiche, molto conosciuta in zona, partecipano migliaia di persone, c'è questa serata in cui si racconta la storia e della notte di San Giovanni, c'è cioè tutta una tradizione, viene fatta anche in altri posti del Friuli. E poi si arriva alle varie manifestazioni più o meno sportive o folcloristiche, c'è cioè il festival per esempio di Aviano, che una serata la fa qui, in queste zone qui. Poi c'è i vari mercatini, il mercatino delle erbe, il mercatino dell'antiquariato, il fondin. Alla fine concludiamo con i fuochi d'artificio sul lago, che è una manifestazione splendida perché i fuochi vengono fatti proprio a filo del lago con degli effetti di riflesso sull'acqua che sono magnifici. E poi abbiamo manifestazioni culturali, per cui per esempio qui è nato il premio Giuseppe Malatia della Vallata, che è molto conosciuto, e una sua costola che è il premio Giuseppe Cavallini, che poi è stato istituito a Vittorio Sgarbi e che adesso viene fatto per questioni logistiche a Pordenone. Ma quindi abbiamo la fortuna di avere tutte queste manifestazioni, la fortuna di avere il panorama che vedete che è molto bello, il lago. D'estate il clima è piacevole perché durante il giorno c'è caldo e la sera c'è quel giusto fresco, e poi appunto abbiamo questa possibilità di dare queste abitazioni in cui la gente si sente a proprio agio, perché uno, soprattutto chi ha famiglia, chi ha bambini, arriva in un'abitazione, si sistema, si dà i propri tempi, si dà le proprie scadenze, non ha l'assillo di dover andare magari come nell'hotel a pranzo e a cena, ma è libero e gode di questa libertà inserito nel paese. Abbiamo anche 4 abitazioni vicino a Piancavallo, che sono di proprietà del comune, che è uno dei soci della cooperativa, e queste sono a metà strada tra Barcis e Piancavallo, in una zona splendida, in una zona delle Malga Valli. Noi siamo molto soddisfatti di quello che stiamo facendo, penso che lo siano anche i soci. Vi dico solo 2 cose: nel 2014 siamo partiti con qualche esitazione e qualche dubbio, abbiamo comunque avuto 3.700 presenze come albergo diffuso, il 2017 sono state 5.500, sicuramente quest'anno saranno di più. I nostri soci sono contenti, alcuni pur avendo, non avendo più il vincolo per rimanere in una cooperativa, hanno deciso di rimanere perché questa cooperativa funziona ed è remunerativa per chi ci lavora. Salve a tutti, il credito cooperativo è da sempre impegnato nelle comunità dove è insediato e in sostegno al territorio. Oggi siamo qui proprio col presidente della Banca di Udine, il dottor Sirk, con cui parliamo proprio di questi servizi che vengono svolti attorno alle aziende che lavorano sul territorio, in questo caso aziende impegnate nei servizi ambientali. Presidente Sirk, sicuramente monitorate costantemente i numeri, i dati, il lavoro della vostra banca. In questi mesi del 2019, come siamo andati?
Ma stiamo andando molto bene, l'abbiamo fatto il punto proprio in occasione della convention con tutti i nostri 80 dipendenti ed è stato appunto un momento di riassunto della situazione che è molto buona. Abbiamo superato, ed è la prima volta nella storia della nostra banca, il miliardo di masse amministrate, che è una cifra per noi di tutta soddisfazione, alla quale siamo raggiunti piano piano nel tempo, insomma in un lavoro di molti anni, ma che però adesso è un obiettivo raggiunto. Quindi la raccolta dei clienti è cresciuta, sia l'anno scorso e sia in questi primi mesi del 2019, sono circa 660 milioni dei clienti, dei soci, diciamo, che amministriamo, e unitamente agli impieghi abbiamo superato questa soglia che per noi era un obiettivo importante da raggiungere, del miliardo di masse amministrate. Ma per dire la verità non è tanto questo l'obiettivo principale al quale tendiamo, diciamo, è un obiettivo che a noi dà ancora più soddisfazione, è la qualità del credito, nel senso che visto che i soldi che ci vengono affidati sono soldi di soci e di clienti e che quindi dobbiamo amministrare con particolare diciamo attenzione, siamo contenti che la qualità del credito abbia delle caratteristiche diciamo di virtuosità che sono del tutto particolari. Ecco, abbiamo una qualità del credito davvero, diciamo, molto buona, che vuol dire che riusciamo a prestare in maniera oculata, e anche il livello di copertura dei casi, che chiaramente ci sono, insomma, in cui ci sono delle difficoltà, il livello di copertura di questi crediti è elevatissimo, soprattutto raffrontato al sistema bancario nazionale, ma anche diciamo regionale. In pratica diciamo è oltre il 65%, oltre l'85% per le sofferenze, e un po' meno diciamo per gli impieghi, ma comunque sono percentuali molto rilevanti. Anche sotto il profilo economico i numeri sono di soddisfazione, perché la redditività della banca è buona, e noi, essendo una banca di credito cooperativo, non è che ricerchiamo diciamo la redditività come obiettivo principale, ma la redditività è comunque necessaria per diciamo consentirci di avere un utile a fine anno che va a incrementare il patrimonio netto della banca, e quindi consente, con un effetto leva, di agire ancora più massivamente, diciamo, sul territorio nei confronti dei nostri clienti. Ecco, a questo proposito dunque buoni numeri con migliore e ulteriore utilizzo sul territorio per la sostenibilità, per le associazioni, i gruppi. Ecco, in questo caso principalmente dove intervenite? Allora, noi ogni anno riassumiamo tutte le attività che una banca, la banca di Udine, una banca come la nostra, diciamo, svolge sul territorio. È molto difficile diciamo in poco tempo dare contezza di tutto, anche perché questo documento riassume tutte quante le iniziative che noi portiamo avanti, e che molto spesso diciamo sono anche piccole iniziative, ma che però per l'associazione di riferimento, per il gruppo di persone che si dedica molto spesso su base volontaristica a portare avanti certe tematiche, sono dei contributi fondamentali, essenziali per mantenere viva una tradizione, un'iniziativa, per soddisfare un bisogno, diciamo, locale. Quindi sono veramente tantissime, moltissime. Tra le, come dire, più rilevanti, abbiamo sostenuto, diciamo, un restauro molto importante dell'organo della chiesa di Paderno, che è vicino alla nostra sede. Tra le altre che sono sicuramente conosciute da molte persone sul territorio è la nostra vicinanza alla squadra Volley Bus di pallavolo, ma anche altre iniziative. Quest'anno con la nostra capogruppo abbiamo supportato un'iniziativa magnifica, che è il Giro in Rosa, cioè il giro ciclistico nazionale, diciamo, che femminile, che si è concluso proprio qui nella nostra regione, nella nostra città, in particolare sulla collina del Parlamento di Udine, ed è stata un'esperienza, diciamo, meravigliosa, che ha coinvolto tutta la città e i territori circostanti. Fine della prima parte. Community FVG continua dopo la pubblicità. Ben ritrovati in Community FVG. Presidente Lucci, il gruppo suo è attivo da oltre 30 anni sul territorio nell'attività dei servizi aziendali, ma ce le racconta un po' meglio come si è evoluta nel tempo la vostra storia? Il nostro è un gruppo familiare, siamo tre fratelli, una sorella, più tre nipoti che operano in azienda, che da oltre 30 anni si occupa di servizi per le industrie, principalmente per le industrie. Servizi ambientali a tutto campo, che prevedono varie competenze,
dall'analisi di laboratorio all'analisi delle emissioni in aria piuttosto che delle vibrazioni, della progettazione di impianti di trattamento e smaltimento rifiuti, quindi un sistema articolato di competenze che ci danno la forza per dire alle industrie che siamo in grado di dare un servizio completo per quanto riguarda l'impatto che qualsiasi attività produttiva può avere sull'ambiente. Ecco, in questo momento noi siamo, diciamo, articolati con due divisioni, una ambientale e una dell'edilizia. Quella ambientale è la prevalente, che ci consente anche di esportare i nostri servizi in varie regioni, ma anche all'estero. Un gruppo importante dunque, con che numeri, se possiamo sintetizzarli? Beh, il gruppo occupa circa 200 dipendenti, con un volume di fatturato che si avvicina ai 30 milioni di euro. Quindi un gruppo importante che ha bisogno probabilmente per stare in piedi anche di una gamba che si chiama credito. Com'è il vostro rapporto con il credito, con la finanza in questa regione? Ma prima di tutto quello che volevo significare è che non sono i volumi fondamentali per la crescita dell'azienda, sono le competenze. Con le competenze siamo in grado di affrontare i mercati. Oggi i mercati sono sempre più complessi, più difficili, e quindi bisogna avere le caratteristiche per poterli affrontare, poter dare le giuste soluzioni e soprattutto in una chiave di sostenibilità. In merito al credito, è fondamentale il credito. Noi siamo abituati con gli istituti di credito a collaborare, a averli al nostro fianco, presentando i progetti e cercando di sviluppare le nostre idee. La Banca di Udine, che pur essendo una piccola banca di territorio, ci ha sempre seguiti in questo, quindi questo possiamo dire che c'è una lungimiranza nella gestione della banca che fa sì che, diciamo, ci sia un'attenzione particolare a quelle che sono le attività, direi anche del futuro, perché tutto sommato diciamo che gli impatti ambientali oggi sono importanti ad ogni livello. Quindi non è sufficiente che, diciamo, le aziende abbiano le idee, ci vuole dalla parte degli istituti di credito anche la capacità di valutarle, proprio per correre insieme verso il futuro, quindi sulle nuove, diciamo, opportunità di lavoro, non solo di business, ma anche di occasione di lavoro per le persone. Quindi noi in questo siamo molto contenti, perché negli anni siamo sempre cresciuti e speriamo di poter continuare in questo modo. RCR Multiservice è una società cooperativa a responsabilità limitata che è stata fondata nel 2004 da tre soci fondatori che hanno avuto precedenti esperienze nel settore delle pulizie e che si sono incontrati sempre in ambito lavorativo, nella stessa realtà lavorativa, e hanno condiviso questo progetto di fondare questa cooperativa. RCR sono le iniziali dei tre soci fondatori e uno dei soci fondatori, la C, non opera più con noi, ma è stato sostituito degnamente da un'altra C, che è quella di Kekanin, la quale ricopre il ruolo di amministratore. RCR Multiservice opera nel settore delle pulizie civili e industriali, ha una gamma di clienti diversificata, che partono dal farmaceutico per la grande distribuzione, condomini, pulizia delle scale, uffici, professionisti, pulizia specifica di vetrate con sistema ad osmosi, e questo sistema ad osmosi viene utilizzato anche per la pulizia dei pannelli fotovoltaici. Osmosi inversa, in quanto l'acqua che viene depurata attraverso il passaggio in una resina specifica, scorrendo sulle pareti che devono essere trattate e lavate, con un processo di elettrolisi va ad aggrapparsi alle particelle di sporco e vengono portate giù sulle pareti vetrate, quindi lasciando senza l'uso di detergenti le superfici pulite. Oltre a questo, i macchinari sono dotati di aste telescopiche, per cui si può arrivare fino a 10-12 metri di altezza, anche più in alcuni casi, senza l'utilizzo di piattaforme, quindi rimanendo con i piedi a terra, anche quindi semplificando quello che è l'aspetto della sicurezza, quindi senza l'uso di piattaforme. RCR Multiservice opera prevalentemente nel
nel territorio regionale, è una scelta strategica la nostra per poter dare delle risposte immediate a emergenze o comunque risolvere i problemi quando si creano praticamente in tempo reale, e quindi questa è una scelta che abbiamo fatto a suo tempo e che stiamo continuando, quindi continuiamo lo sviluppo sul territorio regionale e la nostra clientela è prevalentemente privata. Il privato sappiamo che pretende, paga ma pretende, ci permette di lavorare concentrandoci su quello che è la qualità del servizio. La qualità del servizio che purtroppo non può essere data a costi bassissimi, c'è un costo per averla, e comunque riusciamo a erogare un servizio di qualità a costi adeguatamente contenuti. Non stiamo parlando di costi al massimo ribasso, quelli previsti magari nei bandi di pubblici o comunque nelle gare, perché non siamo attrezzati per farlo e non è nel nostro DNA andare solamente ad emettere una fattura a fine mese senza dare un servizio o comunque un servizio di pessima qualità. Nel 2004, quando siamo partiti, abbiamo occupato due stanze che erano il nostro ufficio e lì siamo rimasti per qualche anno, poi il lavoro è aumentato, le commesse sono aumentate e quindi abbiamo dovuto provvedere a degli spazi più adeguati. Ci troviamo in questo magazzino che è stato acquistato qualche anno fa, nel quale sono stati fatti parecchi investimenti per adeguare gli spazi a quelle che sono le necessità attuali. Chiaramente siamo a un punto del percorso, ci sono ancora molti lavori da fare, consapevoli di questo, insomma, procediamo in questa opera di riammodernamento. Seguendo quello che è stato lo sviluppo, la crescita del fatturato, abbiamo anche provveduto a formare, far crescere anche il nostro personale. Attualmente noi occupiamo 67 soci, tutti soci lavoratori, quali stanno seguendo e hanno seguito dei percorsi di formazione, non solo quella obbligatoria, ma anche formazione specifica per quello che riguarda cose pratiche, lavori da svolgere, ma anche con un occhio di riguardo a quelli che possono essere i rapporti, le relazioni tra le persone. RCL Multiservice è sempre attenta a quelli che sono i servizi da erogare di una certa qualità, ha ritenuto opportuno di fare un percorso anche di certificazione della qualità ISO 9001-2008. Da parecchi anni siamo certificati e seguiamo molto scrupolosamente quelle che sono le procedure del nostro piano della qualità. Questo ci permette di avere poi alla fine la possibilità di verificare quello che è lo stato dei servizi erogati, se sono entro i parametri che ci siamo prefissati. Se così non fosse, ci permette anche di individuare dove ci sono le problematiche e di intervenire cercando di migliorare. Oltre a questo abbiamo sviluppato un paio d'anni dopo e stiamo tuttora ancora sviluppandolo, allargandolo e implementando un sistema gestionale nel quale siamo seguiti direttamente da un informatico, recepisce tutte quelle che sono le nostre indicazioni e opera continuamente su questo software per aggiornarlo in maniera tale da poterci dare tutti quei dati per leggere, non so, dico la redditività della commessa piuttosto che i costi, l'incidenza e quant'altro. Per concludere, siamo consapevoli che naturalmente non ci si può mai fermare, bisogna sempre comunque continuare a cercare di dare il meglio, di migliorarsi. In questo senso siamo molto attenti a quelli che sono anche i valori che ci hanno portato a decidere di fondare una cooperativa. La cooperativa che è una condivisione, magari anche nel momento dell'assemblea quando si esternano i numeri, il bilancio se è positivo o negativo, noi ci impegniamo moltissimo nel momento dell'assemblea assembleare per coinvolgere un maggior numero di persone. Oltre a questo, che è un aspetto molto tecnico, cerchiamo anche di operare delle iniziative come il Family Day, nelle quali vengono coinvolte almeno una volta all'anno, di solito avviene a settembre, anche i familiari, i figli, e quindi si fa una bella festa, una grigliata, tutti insieme si condivide questo momento al di fuori proprio di quello, non si parla di lavoro, quindi si cura quelli che sono i rapporti personali, le relazioni soprattutto. E questo deriva dai valori che abbiamo, che i nostri genitori ci hanno dato, insomma, no? E anche quelli che sono i valori della cooperazione in genere.